Salve a tutti, sono Falco. Vi mostrerò Dix appena sveglio. Ah, non so, è come se non ti rompessi cazzo. A distanza, ciao Dix. Dix saluta la telecamera appena sveglio. No, la telecamera si chiama Dix. Siamo tutti mezzi dormiti, è colpa di questo beota che ci ha svegliato alle 8:30 dopo che abbiamo fatto le 4 di notte. Però di fare gli scherzi si davanti di Big Boss. E Dix si è appena svegliato invece. Ecco, allora si può notare che sono è posta male tipo le 2 vedere che ore sono le 11:50. 11:50. Non fare pubblicità occulta all'iPhone. Non si vede se sto così. Ma cosa, non è un iPhone, è un cracker integrale. Allora, il motivo di questa ripresa è far vedere che Dix è anormale anche nella vita reale. Ecco, era quello che volevo. Dix. Volevi un Dix? Si sta facendo un pene lì. È perché poi questi erano... Ah, e quello è Stoner che invece non ha fatto niente di particolare, però è stato l'unico pazzo che si è alzato alle 8:30 con questo beota. Ha fatto compagnia. E abbiamo il pazzo, il beota, il Dix... Lo stronzo. Ah, oh, stronzo, picchia fa. Quello che ha in culo il beota è lo stronzo. È in bagno. Lui ce l'ha in culo. Tu vai in bagno, ma sei stronzo. Sei un bagno. Tu e lui è lo stronzo in culo. Lui è il beota e stronzo. Lui è beota e stronzo, capite? Tutti e due. E tu? Tazza. Io tazza. No, lui tazza, no, scusa. Tazza. Lui tazza. E lui è tazza. Tazza. E io sono Falco. Andrea. Ci pensa Falco. Ci pensa Falco. Ci pensa Falco. Cioè tipo ci sta l'idiota, 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 l'idiota e Guglielmo. Ci sta il beota, lo stoner, il Dix e Falco. No, il Dix e Falco. E fa. Fa. Frega cazzi. Finiamo frega il video. Cazzi. Finiamo Dix. Il video. 3, 2, 1. Ma che cazzo? Dix. Frega cazzi. No. Dix, riprendilo, ti prego. Aspetta, prima l'esperimento del Dix selvatico. Oh, vuole. Lo sappiamo. Lo sta facendo. Dix che parla con le mani. Questa roba. Aghione. Allora, ci tengo a dire che Dix non lo sta facendo solo per il video, lui lo fa normalmente. Vengo a dire che Dix si è appena svegliato, quindi... Ci tengo a dire che ieri ho provato ad accendere la sabbia. Su, mio coglione, si appiccia tutto, mo. Oddio, la casa. Dix. Sembra una donna. Sembra una donna. Dalla donna Dix è tutto. Donna saluta. Dix. Ciao a tutti. Ciao Stoto. Ciao Dix. Dix, stiamo cucinando roba tipica giapponese. Come vedete la marca di roba giapponese. Qua c'è altra roba giapponese. Che al contrario sarebbe Rats. Che sarebbero topi. Dix. Star, basso. Quello è un piatto giapponese di Janowawa. Janowawa. Si scrive Janowawa. Rust. Si scrive Rust. Abbiamo trovato anche un cane con gli occhiali giapponese che Dix metterà la foto. Tipo ora. Vabbè, perché non ci sono coltelli? Giochiamo a gioco di coltelli, siamo tutti a chiamare la pastoriglia. Ah, ok. Ah! Dix, mi stai facendo le puzze con la mano. Ma c'ho la mano qua, nel culo. Ma qua tutta la roba. Mano nel culo. Questo è un culo e queste sono bacchette giapponesi fatte a quattro. Vedete? E quello è Dix, un essere preparature che prepara i peni. Chiamo Anni Balletto. Io ho il balletto. Lui invece fa le poppe. Ma le faccio io. Le poppe. Dix fa il cesso. Stacca. Dix fa il cesso invece. Taglia questi. Ha le scarpe, Falco. Anche Dix. Anche Dix. Abbiamo tutti le scarpe. Scarpe. Una cosa strana avere le scarpe. Scarpe. Sì, perché qui in Giappone non si usa Dix. Mettere Dix le scarpe, però. Sì. Dix. Sono proprio piccoli. Cioè. Dix. Che cazzo, questi si squagliano. Dix.
ammiriamo la tecnica del Dixie selvatico, intento a mangiare cibo giapponese con una forchetta giapponese. Ma è una tripla, è una quadrupla bacchetta cinese. Sono avanti cinesi. Sta di Dixie, sta. Allora sta di puzza. Non sta di puzza, però è buono. Si sono affannati gli occhiali. In fondo però è buona Dix, però puzza. Dix, assaggia questo coso e dimmi se ti piace. Questo è un tipico formaggio cinese. No. Si chiama fior e queste sono pomodorini in Giappone. Non è vero, sono fragole di Hiroshima e Nagasaki. Fior di Lao, questo è fior di Lao. Dix, tagli il tuo spec. Dix, attestato che non c'era un culo qua dentro, sì, quindi gli altri possono mangiarlo. Guarda Dix. Perché? Hai testato che non c'era. Ma non c'era il culo. Allora, come si mangia una cosa del genere? Colpine. Io lo sto testando, c'è il culo dentro. Cucinato bene, Stoner? No, aspettiamo. Fottiti. Ma non va bene. No! È una pianta. Come lo taglio lo spec? Sembrano capelli di qualcuno. Con il culo! Non l'ho mai mangiato da mia questo coso, ma lo assaggiato. Cioè prima di assaggiare, taglio lo devo fare di nuovo. Col culo. Dix. Non si taglia. Mi dà tutto il coltello in culo se lo vuoi tagliare veramente. Ti esce dalla bocca quel coltello. No. Ma sono croccazzi. Allora, alcune parti sono croccazze. Luca si mangia la roba corcazzo. Altre corcazze sono toste. Se ne fa. No, altre corcazze sono molle. Guarda. Sì. Gli piacciono cose molli a Luca. Sì. Ma sembra il cervello di un topo. Di un culo. guarda. Vediamo il cervello del topo giapponese. Che non è giapponese. Vediamo Dix se sembra una di quelle geisha giapponesi. No, sono un ballerina francese. No, sei una geisha giapponese. Cos'è una geisha? Apriamo? Non sai cosa. Apriamo? È una puzza. Dai. Dex! Non sono cotti. Stoner cotto. Ma lo devo togliere questo coso. Dix puzza. Dix butto qua dentro. Putto. Ciao. Abbiamo fatto pubblicità occulta alla star. No, stai zitto! Brass! No, però si scrive. Viaggi giovani punti. Allora, come si scrive? Brass. Ma si scrive Brast. 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 Ma c'era un cane con gli occhiali. Dix. Aspetta. Questo è? Pene. Non lo fa vedere il pene. Non sta scritto la stai usando il pene. La marca. Dix. Se no sta qua sotto, capito? E per questo nuovo tutorial trash abbiamo Big Boss di F1 Mania Racing che ci spiega come tagliare in quattro un pomodoro. Si posiziona un pomodoro tondo qui tra le due dita. Il coltello, vedi questo, il coltello giapponese. Giapponese, perché guarda abbiamo. Ma hai buttato i cosi giapponesi? Ecco. Cos'è spec giapponese? Questo è culo giapponese. Ok, ritorniamo qui. Qua si mette proprio nella fai zacht. Però aspetta, fai zacht. Auto basic fuck. Fai zacht. E quello si è, capito? Cioè, guarda, fai così. Zacht. Velocemente. Tagli il dito intanto. Tagli il dito. Si è messo così. E poi fai di nuovo zacht. Però aveva ragione Andrea, più veloce il suo metodo. Perché? Perché così mi taglio. Bravo. Per quello ho detto fai il video. Io ho detto che ti tagli il culo. Non mi tagli il culo, però sta scoprendo. Sta scoprendo. Che pene, che pene. Ecco qua. Che dick. Tu sti piante. Mi hanno usato addosso. Sai. In quella è una palla. Dix. Palla. Gatto. Ciao palla. Ma forse questa spiaggia è tutta quanta di Dix, Falco, Stoner e puttana. Puttana. Questa è sabbia con i piedi di Dix. Quello è un mare giapponese. Noi sappiamo il Giappone è un'isola e c'è tanto mare e palle. Mi prende Dix, non mi ha preso Dix. Quello è Dix, sta facendo le puzze. Stonno non l'ho visto, Stonno sta di là. E siamo in un mare di guai. È vero. Guardate, fanno le puzze tutti e due. Ciao Dix. Non sanno che li sto riprendendo, quindi questo è uno scherzo in Dix. E questo è un panorama. Si chiama panorama perché c'è il Dix. Ho scelto, è arrivato Babbo Natale e ha regalato a Falco le puzze.
Non hai preso tutto lo scartamento. E non me l'ha detto Stone. Aia, mi hai tirato un culo in cacca. Quello è Babbo Natale. Libro. Libro. No, è un babbo. Ha le tette. Ha le tette. Le tette. Eh sì, ha le tette. Le boobs. Non mi piace per le boobs. Gesù. Gesù. Cos'è Gesù? Che ti ha detto? Sarebbe la Dix questo, vedi? Aspetta, ecco, ora è uguale. Dix senza occhiali e capelli. Con gli occhiali però, senza capelli. Vabbè, tu fai i capelli. Così tu fai i capelli. Ecco. Ora è Dix. Se Dix, fai fare, io sono Dix. Dix. Mettono le corne per i Dix, basta. Falco. Basta fare i video. Dix? Allo stesso sguardo di su, ma senza occhiali. Deve dire occhiali. No. Ma è contro culo, non si vede. No. No. Deve dire occhiali. E questo è un tipico gioco giapponese di Janolawa. Praticamente ogni volta che scendi così. No, che non si va inculato. Ogni volta che scendi così. Devi dire una tipica frase cinese. Tipo Dix. Rust! Te lo giuro. Dix! Patate! Fritte! Duck! Duck! Cicci! Alco! È caduto. E attenzione, guardate la mira di merda di Falco. E lo prende, vince Falco. Sta che vola, sei pronto? Devo prendere quello culo che vola. Vado. Tanto faccio lo screen. E non lo vedo. E dove cazzo l'hai lanciato? Metti la fotocamera qua sotto. Dix, la fotocamera si brucia così. Brucia. Vola la sabbia, e no, questa è una cosa artistica che solo noi abbiamo fatto in casa Dix. Casa Dix? Quella è una palla. Questo è un pantalone che è insabbiato dal tempo. No, 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 tempo, smettila. Ah, fazzoletti. Ah, fazzoletti. È tempo. Vedo, puttana. L'arma di... non l'ho ripresa! Perché stavo facendo dell'arma di Dix! Vidi epici, ma io questi finisco sul canale! E là intanto c'è Falco! Ta 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 ra ra, ta 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 ra ra. E oggi per posta per te che c'è Simone! Ta 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 ra ra, ta 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 ra ra. Simone più cazzato che mai. Andrea, che cos'è questa? La camminata del falco, si chiama falco. E nel frattempo c'è Dix che suona. E il falco è caduto. Le capoppe. Questo è Dix, falegname. C'è il fuoco. Falco, Claire e Luca. No, non l'ho ripresa, rifallo. Rifà la ruota, Falco. Era una rondata. Quello. Tira. Vai, Claire. Oh, che gol. Dix. Fai un saluto. Dix. Luca, fai un saluto. Dix. Pugnalato. Chiara, fai un saluto. Falco, fai un saluto. No, sabbia volante. Chiara, fai un saluto. Ciao.
stop. Ciao, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Culo. Il dottor Culo Cane ti protegge. Vaffanculo! Comunque, oggi berremo una bevanda tipica giapponese con Dix. Ciao Dix. Quella. Ciao Dix. No, non è tè verde, vero? No, no. Okay. Io continuo a giocare al culo. Ciao. Dix, ghiaccio giapponese. Questo è ghiaccio Jabba. Che si mette nel tè verde. Tette, non 8. Tette, non 8. Come ti permetti, dottor culo cane? Ci togli anche questo signore. Ah, basta un fallo. Devo metterci qualcosa. Muori, devo metterci qualcosa. Oh, guardatelo, si è fatto male il culo. Metti a fuoco, ve lo dico. Non è morto! È rimasto un culo di vita! Ma vaffanculo! Avete zuccherato quello di Dix? No. No. Non è zuccherato quello di Dix? Vabbè. Questo pene lo devo togliere? Sì. E dove lo metto? Nel culo? Nel culo. No, non è nel culo. Dix, ma se lo metto un pomodorino nel culo. Te lo piazzo nella pelle. Non so perché alze cose. Qualcosa... Ma perché lo sto mettendo a me? Metti un po' a me, per favore. Ti mette il culo in faccia, signor Stoner. È immangiabile questo coso. No, è bevibile in base. Mi date un cucchiaio nel culo? Lo vuoi? Dix. No, per girare il culo. Vuoi il mio? Anche se me lo sono messo in bocca e ho sbudato dentro qua dietro. Ok, va. Questo è un cucchiaio giapponese. Si usa così perché è molto speciale. La cappa. Puttana? Acqua e zucchero marrone. Puttana, ti piace l'acqua e zucchero marrone giapponese? No, diciamo. Però ha detto che è una puttana. E tu che mangi, Dix? Fa schifo, si muove al suolo. Ah, appena. Tanto non cambia. Nemmeno 4 tentativi, anzi sono 6 perché adesso sono Dix beve le piante. E i nostri e fanno schifo. Sa di acqua. Non sa di niente. Facca! Dix. No, la puttana se n'è andata. E abbiamo il cuoco sonno che fa le cose di buona casa. Questa è la pasta italiana. Vuoi fare pubblicità a qualcuno, Stono? Stono. Questa è pasta di Vella, questa è acqua vera. Non si fa! È... Pene! Non pene! E questa è Chiara della. Il piatto di Dix non mangia il culo. Questa è Dix con una bottiglia in faccia. No, una bottiglia in faccia. Ciao bottiglia. Ciao bottiglia. Questa è una bacchetta giapponese tipica a quattro mani. Tornato che il Dix deve scrivere i romanzi. Quello è il falco. Perché nel libro di sto tizio che si chiama Jabba. Il quinto testimone, la storia comincia dicendo Pene. La signora Pena. Però non ho letto altro. Ce l'ho detto a Beach. Questo è Dix. La signora Pena. Ma Pena c'è il verbo. È il nome. Ah. La signora Pena. Signor Pene. La signora Pena e il signor Pianta. Pianta. Oh. Dix. Allora, voi penserete che questo sono una pianta di peni normali. Invece c'è scritto anche classici, vedete. Invece si apre, ci sono salami giapponesi, tutto giapponese. E quello è un pene. È un pene con un proficulo. Però è bucato, cioè guardate, è bucato, quindi significa che la madre dei peni è sempre incinta. Cioè non sappiamo perché c'è finito questo coso qui. Ma chi è la madre dei peni? Non farmi rispondere. Stavo per dire Dix. Dix. Questo è un esemplare di topo che mangia le piante. E quella è una pianta, vedete? Una pianta vera. E questo è il gorgoglio dello stomaco del topo che lo fa con la bocca. E quello è il falco che rutta. Ok, vabbè. Ma i falchi fanno i rutti. Il falco è rutta. Ma i falchi fanno i rutti. Sì. Ah, finito. Sì. Falco. Non ho fatto niente, sembra che non hai disannotato i nudi. Non è vero. Non è vero. È una figo giocare. A Mario Kart con la scopa. Non si rompe. Ah, questa è colpa di Luca, vedi?
No, colpa di Dani. Vado. Vado. X, fallo tu. No, io faccio la scheda polvere. Fai un sciogli tu sto coso. Fa un sciogli. Ma il sciogli qui è occupato. Non si beve dalla bottiglia, Dix. Si beve tutta la Coca-Cola. Non ce l'ho, Dix. Hai una Mentos in culo. Guardalo. Tutta in un sorso. Ce la fa? Ti brucia lo stomaco, salta in aria, stone. Non ce la fa. Tutti i video che ho fatto con la Coca-Cola Elementos. Ah, tutto tuttino. Ma come schifo. È l'unica cosa liquida. La cosa di Slend. Sì, anche tu. Eccolo, mo finisce. Record mondiale. Record mondiale Coca-Cola col profilattico e Nutella. Non la vedete voi queste cose. Record mondiale italiano. Record. Ti senti male? No, si sente bene. Eccolo. E finisce il fallo. Sta morendo. La Coca-Cola uccide, ragazzi. Adesso muore in un mare di rutti. Feina. Dix. Prendete sempre quella con zero caffeina, ma 10 tumori. 7 tumori. 7 massimo. 7 massimo. O la butto io a casa. Dix. Stiamo tornando alla Falco Car per fare le puzze e guida Dix. 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 Beh, che schifo le calare. È caduto anche sulla sabbia. Non lo metti a fuoco quando. Cioè, ho ripreso me, però poi non l'ho messo a fuoco. E fai. Fai pure a Chiara. No, io non leggo le macchine fotografiche. No, io non leggo le macchine fotografiche. Dix. Questo è un brutto ragno morto. Ecco cosa succede ai ragni che fanno il pene a Dix. Non è morto. Non è morto, sta salendo il culo. Non ha chiuso il ragno. E sarebbe. Oh cazzo. Sale nel pene. Yeah. Oh cazzo. Si è attaccato a me. Si è attaccato a dove sta? Ah. Ciao Stoner. Dix e Stoner stanno andando a ballare la bamba. Siamo nella bamba. Chiuso. Stavo dicendo ciao. Ciao, stiamo tornando a casa dal Giappone. Stiamo per fare un incidente. No, ci tenevo a dirlo in fretta perché ci siamo veramente molto vicini. Sto a 80 neanche. Non è vero, Falco, stai andando veloce come un falco. No, è in caso di pioggia. Ma ti sei però stesso errore, tutti e tre. Sì, io non l'avevo visto, io sono cegato. Abbiamo la patente. No, no, tanto veloce che tutti abbiamo la patente. Distanziamo le macchine in tutte e due le direzioni. Da là, guardate, abbiamo distanziato la moto e di là che distanziamo le macchine al contrario. In tutte le direzioni distanziamo. Stiamo distanziando anche le cose lateralmente. E mi è caduto un pene. Mi è caduto il platinazzo. Questo l'ho avuto facendo il pene. Mi è caduto un pene. Non è che sto acceso. Nella busta del finale potrebbe essere. Ma devi fare un video alla fine. Tu sei un video. Che bello, montaggio. Stiamo facendo matematica con Falco perché ci sono tanti limiti. Smettiti di prendere il culo. Il culo di Falco sta qua. Tu mi stai riprendendo da dietro, quindi mi stai riprendendo il culo. Che vuoi? Io sono al termine della tappa. Falco, il culo della tua testa. Ma siamo ancora in Giappone o siamo in Italia, Falco? No, praticamente stiamo passando. Siamo il passaggio tra Italia e Giappone, capito? Ah, ok, il confine tra Italia e Giappone. È il ponte che collega l'America e Giappone. Vedi, questo è il mare, l'oceano Indiatico. Indiatico. Vedete come si sposta verso destra? Sì, non è che siamo noi che ci muoviamo. No, è lui che si sposta. Siamo dentro. Questo è un carrello, tipo una scala mobile. Le acque azzurre limpide sull'oceano. Chiare, fresche, dolci pizze. Chiare, fresche. Chiare. Chiare, sare e dolci Andrei. Da qua si ha una visuale della strada molto bella. Molto bene. Potrei guidare da qui, con questo qua. Tipo gira.